Comparone, siamo davvero onorati di avervi qui. Stiamo proseguendo una settimana intensissima nell'ambito del Festival dell'Identità. Oggi venerdì inizia con un incontro, convegno, dibattito dedicato alla flagellazione di Cristo. Il dipinto è stato portato qui presso la Pinacoteca nella giornata di ieri. Mantenere questo impegno, quindi mi sono spostato dal mio collegio, dove devo andare, non posso non andarci perché altrimenti lui vince senza combattere, e perché mi sembrava di dover rispettare l'impegno assunto con l'onorevole Carlo Sarro, che buon collezionista e buon deputato, e perciò stesso non candidato, mi ha chiesto di venire a parlare di un capolavoro che illustra la vostra città, che io peraltro conosco e di cui ho visto importanti chiese e importanti dipinti, e quindi ho cancellato molti appuntamenti per rimanere a Bologna contro il mio nemico fantasma, che non si vede mai, insomma, quindi intanto è tranquillo, il collegio è blindato, e ho mantenuto però l'impegno per questo incontro, e questa mattina l'ho intensificato anche andando a presentare il catalogo della mostra di Battistello Caracciolo, curata da Stefano Causa e dalla dottoressa Piscitelli, che in qualche modo si connette a questa giornata caravaggesca. Non ho ovviamente delle cose particolari o di ricerca archivistica, come l'amico Francesco Comparone ci ha illustrato, e neanche delle scoperte importanti che, conoscendo l'esistenza del ritratto di De Francis raccontata nelle schede della flagellazione, il dipinto importante che De Francis hanno commissionato e che stava nella cappella di San Domenico della famiglia De Francis, ma questa sera, attraverso la bella relazione dell'amico Bruno Arciprete, l'ho visto, è apparso come un fantasma in una parte del corpo del carnefice dello scherano che avete visto a destra, che si rivolge con violenza contro Cristo. Un aguzzino che indica un processo introspettivo, drammatico e tragico dell'ultimo Caravaggio. Caravaggio è stato un uomo felice. Caravaggio è riuscito per una, forse 8 anni, tra il 1596 e il 1606, quindi 10 anni, a rappresentare la più grande rivoluzione dell'arte, che può essere ritenuta perfino più forte di quella di Giotto o di quella di Piero della Francesca, per il rumore che ha creato in assenza di internet, di social. Lui arriva a Roma, dipinge per 2 anni soggetti legati alla vita di strada, ai ragazzi di vita, a questo mondo di persone senza storia, che però sono personaggi. E lo fa con una tale forza di ritorno alla realtà, dopo che la pittura si è volta con Raffaello e Michelangelo alla dimensione della bellezza ideale, e poi si è piegata verso la maniera, il manierismo, che è il modo di articolare gli insegnamenti di Raffaello e di Michelangelo più grandi della natura, e quindi tali da distrarre dall'imitazione della natura di artisti, fino a che uno di loro ritorna al naturale. Ritorna a guardare la realtà, ritorna a rappresentare le cose che vede. È il primo fotografo, è Caravaggio. Finisce l'età della pittura ideale, che ritornerà verso 1650 con la figura di Carlo Maratti, ma nell'arco di tempo che va dal 1600 al 1650, la rivoluzione caravaggesca è la pittura della realtà. La realtà torna protagonista, naturalmente, con tutto quello che la realtà comporta: il bene e il male, il vizio, la corruzione,
qualcosa che sul piano morale sovverte una gerarchia di valori del mondo cristiano. E in questo lui è potente e assoluto. E il suo rumore è tale che da ogni parte d'Europa arrivano per vedere cosa sta capitando a Roma. Arrivano dai Paesi Bassi, dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna, dovunque. Arrivano per vedere il fuoco acceso da Caravaggio, che è appunto questa capacità di far vedere le cose come sono e talvolta anche lo scatto che le rende esattamente come fotografie. Ne abbiamo due esempi. Uno è il vero e proprio manifesto della pittura di Caravaggio, che è un dipinto celebre che tutti voi avete probabilmente in mente, che è il numero 57, guardiamolo. Il numero 57, cosa non è 57? È questo. È un quadro che sembra tagliato e la cui parte superiore non fa vedere nulla, né lo spazio né il cielo. E l'idea di una presenza di Dio è semplicemente un'incidenza di luce, cioè una luce che arriva. È una luce del sole al tramonto, è Dio che non si vede ma c'è. Fatto sta che noi vediamo un incidente vero e proprio, la pittura di Caravaggio è come un incidente stradale, è capitato qualcosa. L'uomo non domina il cavallo, ma ne è dominato. Viene disarcionato e cade, e noi vediamo il momento in cui cade, allarga le braccia come per dire, ma cosa faccio adesso? È sotto il dominio del cavallo, io l'ho chiamato il punto di vista del cavallo. Voi entrate in chiesa, nella bella chiesa di Santa Maria del Popolo, vi avviate nella navata di sinistra verso la cappella dove vi sono due dipinti di Caravaggio, la cappella Cerasi, e vi sembra di essere in una stalla, perché il protagonista è il cavallo, è lui, non c'è l'uomo, l'uomo è sotto, schiacciato, può essere addirittura colpito dalla zampa, chiede aiuto, nessuno lo aiuta, tranquillo è lo stalliere che cura il cavallo e non cura l'uomo. Beh, è una assoluta rivoluzione. È un dipinto, tra l'altro, che è una seconda versione di un altro costruito in modo più macchinoso, che era stato fatto per la famiglia Odescalchi, di cui, ora non voglio farvi vedere l'immagine perché diventerebbe poi un discorso specifico sulla estetica di Caravaggio, ma qui è il manifesto di una nuova visione, che è la visione di una realtà che è colta in quel hic et nunc che Cartier-Bresson, uno dei grandi fotografi del Novecento, ha chiamato l'attimo decisivo, il momento decisivo. Questo è il momento decisivo. Lui cade e la sua caduta è il cambiamento della vita, ma non siamo certi che si possa rimettere in piedi. Il cavallo è dominante. Allora chi guarda un'opera come questa e avesse il dubbio su quello che io ho detto, trattarsi dell'invenzione della fotografia, basta che veda una immagine del 1936 che è il numero 22. È il miliziano morente di Robert Capa. È, dopo 250 anni, il dipinto di Caravaggio. È un soldato colto non mentre spara, non quando è morto, ma mentre sta cadendo e gli sfugge il fucile di mano. E cosa fa? Allarga le braccia. È un quadro in cui le braccia dicono che non c'è più il controllo della realtà. Guardate quelle braccia, guardate il braccio che sembra perdere il controllo del fucile mentre cade, e andate a rivedere il braccio del dipinto che abbiamo appena visto, che è il numero 57. È una storia di braccia, vedete? Allora, quella fotografia sul piano della efficacia l'ha già fatta senza macchina fotografica Caravaggio. Ma se uno avesse un dubbio sul fatto che lui abbia inventato la fotografia, vediamo un'altra immagine che ci dice la medesima cosa, e cioè quella del suonatore di liuto numero 17, che è un capolavoro di Caravaggio in cui c'è tutto. Caravaggio rappresenta la realtà in un modo assolutamente equanime. Tanta fatica gli costa dipingere una figura umana con il sentimento che esprime e dipingere una natura morta o dei fiori. Ed ecco, qui c'è tutto, ci sono i fiori, c'è la natura morta musicale con il violino e
lo spartito, e poi c'è un ragazzo che suona. Ma sta veramente suonando o è un femminiello che si offre a chi paga di più? È una specie di trans o di giovane marchetta che dice: guardate, sono qui, io sono pronto, con i capelli legati col nastro bianco. È un'offerta di sé, la medesima che forse nel primo dipinto fatto a Roma da Caravaggio, che arriva nel 1596, è in questo numero 11, il canestro di frutta. Vedete questo ragazzo, no? 11. Ragazzi che io poi connetto in un discorso che andrebbe troppo avanti con i ragazzi pasoliniani, perché Pasolini è il testimone, si direbbe oggi testimonial, della riscoperta di Caravaggio fatta dal suo maestro, che era Roberto Longhi, nell'aula di Bologna, dove c'era mio zio Bruno Cavallini, c'era Bertolucci, Attilio, il padre di Bernardo, c'era Bassani, l'autore dei Finzi Contini, del libro di Finzi Contini, c'era Pasolini in prima fila, che ascoltavano questo mago che stava cambiando la storia dell'arte e gli parlava di Caravaggio, fino allora sconosciuto. E in questa illuminazione essi hanno avuto qualcosa che in Pasolini è diventato un transfer, per cui è diventato il Caravaggio del suo tempo, il Caravaggio e il Pasolini del suo, la contemporaneità dei due, che ho dimostrato in una mostra al Marta di Rovereto, è indiscutibile, ma quella potrebbe essere materia di un altro lungo discorso. Ma qui vedete che i personaggi sono i medesimi. Arriva a Roma, chissà per quale delitto compiuto a Milano, scappando, Caravaggio a 25 anni, senza aver mai dipinto nulla che si conosca, come se uno avesse solo studiato e visto piuttosto che dipinto, ma forse un giorno troveremo un dipinto da lui fatto in Lombardia. Arriva e dipinge quest'opera per prima. Arriva Pasolini nel 1950 con la madre che lo accompagna, perché è stato scoperto su un prato fare rapporti, avere rapporti sessuali con due ragazzi, e viene denunciato e processato esattamente come Berlusconi, solo che all'epoca non c'erano la Carfagna e la Prestigiacomo, che avevano fatto la legge Rubin, per cui se tu vai a letto con una ragazza minorenne, ora voi sapete che la gran parte delle ragazze la danno da minorenni, io non vorrei, per l'esperienza che ho, non la danno a 19 anni, ma a 16, a 17, quindi è un, come dire, un atteggiamento di liberazione sessuale che oggi le donne hanno, che si chiama liberazione sessuale. All'epoca era consentito, i ragazzi che sono stati con Pasolini dichiarano di essere consenzienti e lui viene assolto, perché non c'era la Carfagna, la quale invece ha stabilito che, siccome la ragazza, la Rubi, era stata con Berlusconi, dico, ma quanti l'ha visti prima di Berlusconi? Quanti l'avevano, come dire, collaudata prima di lui? Quelli nessuno li processa. Quindi si è inventato un processo per cui stare con una minorenne diventa un reato. Ma al tempo di Pasolini non era un reato, viene assolto dalla magistratura che applica la legge che c'era allora, e però viene moralmente condannato, perché essere pederasta, essere omosessuale in quel momento non risultava un crimine penale, ma di penale si tratta, trattandosi del pene, era un delitto morale. È stato condannato e ostracizzato dalla piccola città di Casarza, dove era andato a insegnare, ed era iscritto al Partito Comunista, che lo caccia per il moralismo del Partito Comunista. E allora cosa fa? Scappa a Roma, come era scappato Caravaggio. Arriva a Roma e vede finalmente una città aperta dove può stare con chi gli pare, nessuno gli dice nulla, non c'è moralismo, non c'è l'atteggiamento di riprovazione che era proprio della piccola città friulana, e cerca dei ragazzi che tra la volontà e il caso sono identici ai personaggi di Caravaggio. Guardate Ninetto Davoli, che è una versione contemporanea di quel ragazzo che è lì con l'aria così. Chi è quel ragazzo? Nessuno, ma è un ragazzo preciso che sta offrendoci un cesto di frutta, che è dipinta con una puntualità straordinaria, come dipinge la spiritualità del ragazzo. Sono equivalenti le cose e la persona, ed è una, anche quella, una originale visione del mondo. Ma il ragazzo sembra dire: io ti offro questa frutta e ti offro anche me, sono qua, quanto mi dai? E la stessa cosa vale per tutti questi ragazzi, per l'altro che viene fuori dopo, che avete appena visto, che è il numero 12, che è il bacchino malato, forse il primo autoritratto di Caravaggio, e che ha poca frutta, perché vedete è malato, ha le labbra viola e la pelle bianca come se avesse l'AIDS.
anticipa perfino una malattia che sarebbe arrivata in tempi molto più vicini a noi. E vedete che è identico a Franco Cinti, con l'aria un po' patibolare, un po' straziata, un po', come dire, patetica, no? Non ha la felicità e l'euforia, ha questa dimensione più, come dire, di persona che patisce, che soffre. E poi non bastasse dipingere L'amore vincitore, un capolavoro, numero 9, quadro meraviglioso, in cui c'è questo ragazzo che si offre in maniera sfrontata, allarga le gambe, ci sono qui, ha le false ali, amor vincit omnia, vuol dire poi che vince la musica, vince il potere. E gli strumenti musicali sono bellissimi qua. E lui ha quell'aria da impunito, quella faccia da uno che può fare quello che vuole, che ti prende per il culo. Eccolo qua, numero 10. E guardate, questa faccia la ritrovate, è identica, stessa faccia, stessa bocca, stesso sguardo. Chi è quello? Pino Pelosi, che io ho ben conosciuto, l'assassino di Pasolini, con la stessa faccia da impunito, guardate. È andato a raccogliere per strada, in questa sua visione di Mr. Hyde e Dr. Jekyll, un ragazzo alle 9 di sera si travestiva con i Ray-Ban, con un chiodo di pelle, saliva sulla sua Alfa Romeo e andava a battere e raccoglie quel ragazzo che poi l'avrebbe ucciso, lui o forse lui con altri, che dopo averlo ucciso viene catturato, portato in questura e sorride e dice: scusa, ma tu hai ucciso? Ma sì, ho ucciso un frocio, chi se ne frega. Dice: guarda la faccia, è la stessa faccia di quel ragazzo, identica. Queste vite parallele ci dicono quanto sia contemporaneo Caravaggio e quanto Pasolini ne sia, dopo Roberto Longhi, il massimo titolare per renderlo, lui lo dicevo questa mattina, io sono nato nel 52, sono ormai diventato vecchio, lui è nato nel 51, quando sono stato concepito, siamo assolutamente contemporanei. Nessun artista è più contemporaneo di Caravaggio. Ed è contemporaneo per le ragioni che ho detto, per questo collegamento con Pasolini, che è così esplicito e sono venuto dimostrandolo nel corso degli anni, ma lo è anche perché in un'altra di queste immagini, guardiamo ancora il gruppo di lui con i suoi amichetti, i musici, numero 18, questo gruppo di ragazzi che tutto fanno meno che un concertino, sono pronti in una specie di bordello per soli uomini, dove vedete il secondo da destra che sembra Fabrizio Corona, vedete quello che sta qua, sembra Malgioglio, vedete, sono quel gruppo lì, sono quel gruppo di ragazzi che sono lì, aspettiamo che qualcuno ci prenda, identici a quelli vestiti in abiti invece borghesi, della fotografia di Pasolini scattata per caso, senza che lui volesse dire voglio mimare, altrimenti sarebbero travestiti come dei tableau vivant, no, però hanno lo stesso spirito, guardateli. Ora, queste coincidenze arrivano fino alla più bella delle figure di questi giovani offerenti, nel senso che si offrono, che abbiamo visto all'inizio, il numero 17. Il suonatore di liuto, il quale è lì perfetto, con tutti gli elementi utili, la luce, le nature morte, lui che suona, le labbra carnose, l'aria, è in posa, è il campione di offerta per il bordello per soli maschi a cui lui si propone. Ed ecco allora che, mentre fa questo dipinto, il percorso di questi ragazzi di vita che rappresenta culmina con un quadro che molti conoscono, tra i più famosi, in due versioni, una che credo una copia alla Fondazione di Roberto Longhi e l'altra che credo l'originale, la National Gallery di Londra, è il numero 20, il ragazzo mosso dal ramarro. Quel ragazzo mosso dal ramarro era un compagno di Albo, sapete quando i camionisti hanno i calendari delle donne nude, questo calendario di personaggi era, come dire, il campionario di offerte di questi ragazzi. Questo ragazzo addirittura si mette un fiore qui, una rosa nell'orecchio, ha i capelli cotonati, è bello come il suonatore del liuto, però mentre è in posa arriva una lucertola che lo punge al dito e lui reagisce, gli muove la spalla e ha una sbalfia della bocca, ha una sbalfia della fronte, ha... E naturalmente non manca la natura morta con il vaso di fiori, secondo lo schema, ripetere sempre la realtà delle cose, la realtà delle persone. E muove una mano così. Ora vi chiederete, ma scusa, questo ragazzo morso dal ramarro è stato morso per un secondo. Cosa poteva dirgli Caravaggio? Rimettiti in posa e ti rifaccio identico al suo autore. No,
ha avuto quell'intuizione che era la nascita della fotografia. Ha fatto un blocco nell'immagine, ha fermato l'immagine e in 20 giorni ha dipinto non il ragazzo in posa, ma il ragazzo scomposto, colto nel momento in cui hic et nunc, momento decisivo, il ramaro lo punge. Eccolo qua. È una fotografia, è lo scatto del momento in cui avviene quella cosa. Ecco, questo è la realtà nella sua massima rappresentazione, addirittura della, non soltanto in quanto realtà delle cose, tipo il santo che cade, il salvo che cade da cavallo, ma di una realtà colta nel momento in cui sta facendosi o sta capitando qualcosa che dura un secondo. Ecco, ho voluto dirvi queste cose della mia convinzione di cosa sia la pittura della realtà fino a diventare l'invenzione della fotografia, per poi passare a toccare l'argomento che ci riguarda, che è quello non di questo pittore, di cui possiamo guardare anche nel momento del massimo fulgore, dal 96 al 1606, fa dei capolavori come il numero 41, guardate che meraviglia, questa donna, questa Santa Caterina che si presenta come si presentava nei suoi primi dipinti la regina Elisabetta, con una regalità e con la sua ruotona, ma è un'opera trionfante, solenne, così come il numero 43, la canestra di frutta, che è la prima natura morta del mondo, dove questa canestra è una metafora della fragilità dell'uomo, perché non è frutta fresca, è frutta bacata, sono foglie rinsecchite, c'è qualcosa che dà il senso, lo stesso cesto è in bilico, è precario. Oppure guardiamo ancora il numero 45, capolavoro che tutti conoscete, o questo interno di una taverna, e questo addirittura è un corto, è un cortometraggio, lui entra e segue quei due vestiti in abito senza tempo, che sono Cristo e Pietro che lo copre, e imita il gesto, la mano che è sospesa del vuoto, che riprende quella di Michelangelo con il Padre Eterno che sta dando la vita ad Adamo, e poi lì ci sono in abiti contemporanei, vestiti Prada, vestiti all'epoca, 1599, che sono lì, stanno giocando, e a un certo punto arriva questo e dice «Voglio te!», ecco il gesto. E quello dice «Vuoi me?», fa così col dito. E il bambino vicino è come il ragazzo che vede che l'imperatore è nudo. Gli altri non gliene importa un cazzo, uno non capisce il coglione. Gli altri due contano soldi, non si accorgono che è passato Dio, che è Cristo della loro vita. Sono gli indifferenti, sono gli inconsapevoli. Beh, un quadro come questo. E così tutto quello che ha fatto in questo periodo. Poi vediamo ancora la cena in Emmaus di Londra, 62. Un'opera meravigliosa. Qui lui proprio è al massimo grido, è un pittore felice, ricco, inseguito, che vive come gli pare, strafottente ma riconosciuto, e dipinge questo Cristo che è un ragazzo talmente vero che non è Cristo risorto, perché fa ombra, c'ha l'ombra dietro, e entra in un'osteria dove c'è una festa imbandita, con due a tavola, con il tacchino, ancora la natura morta di frutta, in bilico, il pane, il vino, l'acqua, e il pellegrino larga le braccia e dice «Ma cazzo, ma questo non l'hanno ucciso ieri?» No, e lui, e l'altro si solleva dalla sedia Savonarola. Tutto questo avviene in una dimensione di festa per il ritorno di Cristo che non è morto. E c'è anche l'oste. L'oste, vedete, sembra non capire, è identico a Gianfranco Vissani. Presente? C'è quell'aria di chi dice, ma che chiedono lì? Cioè, l'unico che non capisce, dove, d'altra parte Vissani sappiamo che non ha una grande consapevolezza. Però parto di qui per arrivare a noi, perché siamo nel 1602, al culmine della fortuna di Caravaggio. Quindi un uomo che ha vissuto e conosciuto la felicità, la quale si interrompe d'improvviso quando lui ha il primo incidente. Ha avuto tutto, l'hanno chiamato i Contarelli, l'hanno chiamato i Cerasi, l'hanno chiamato a Sant'Agostino, l'hanno chiamato, lo chiamano, lo cercano, lo inseguono, lo insegue Rubens che non riesce a incontrarlo. E lui a questo punto, per i frati di Santa Maria del Trivio, decide di fare uno sgarro assoluto. Dipinge la morte della Vergine, 66. Siamo nel 1605, questo è l'ultimo quadro, non dirò felice, ma drammatico
di un uomo che ha il potere in mano, che decide di imporre il soggetto come vuole lui. Ed è la meraviglia di questo suo studio con la tenda messa lì per far scenografia e un po' di mendicanti presi per strada, dei crociati a fare gli apostoli, che non guardano in alto come nell'Assunta di Tiziano, capolavoro, perché quella Madonna non è assunta affatto, è una prostituta annegata nel Tevere con la pancia piena d'acqua e i piedi scalzi, che sta lì morta con la sua compagna che batte con lei, che è a destra, e sono lì tutti. Il quadro non piace, è un capolavoro per noi, con il nostro gusto, ma è una morte della Vergine che è una morta vera, è una ragazza morta, punto, non è assunta. Il quadro viene bocciato, sarà proprio Rubens a comprarlo per i Gonzaga, e siamo nel 1605. Questa bocciatura è il primo incidente che cambia la vita di Caravaggio, e lungo 10 anni di felicità e di forza lo porta all'inizio di un declino che è quello degli ultimi 4 anni, perché nel 1606, come sapete, preso dall'ira o dalla gelosia, uccide uno stronzo di Terni che si chiama Ranuccio Tomassoni. Io so bene, ho anch'io il Tomassoni che mi sta sul cazzo, non lo posso sopportare, mi ho dovuto dare 25.000 euro l'altro giorno per una querela per diffamazione, ma ha tolto lui, messo la questione. Quindi Tomassoni, per anche lei, mi sta sui coglioni, lui comunque gli sta sui coglioni, lo uccide, e però lo uccide. Questo era protetto da Scipione Borghese, tra l'altro grande collezionista di Caravaggio, e Caravaggio deve scappare. L'uomo che ha la più grande fama, l'uomo che ha avuto successo senza precedenti, è costretto a scappare, ricercato per essere processato e condannato a morte. Scappa e va verso Napoli, eccoci arrivati. E arriva a Palliano, presso il Colonna, che lo proteggono. Tanto c'è anche la moglie, che ha un'aria da donna sofferente, ma soprattutto, guardate bene, questa volta sembra capire tutto l'oste, che è identico a Papa Wojtyła. Guardate la faccia che ha, lui capisce. Tutto è cambiato. Ecco, il 1606 è l'anno di questo dipinto. È anche il momento in cui gli mancano solo 4 anni da vivere, lui entra in una profondissima depressione da cui non si rialza più, se non forse in un dipinto napoletano per la Madonna del Rosario. Forse un po' di soldi gli danno, Napoli era più grande di Roma, c'era una sicura indifferenza per quello che aveva fatto altrove, quindi lui si sente per un po' risollevato. E però nel momento in cui concepisce quest'opera di penitenza, quest'opera così turbata, siamo anche ai nostri giorni, quando io per primo e poi dopo di me Terzaghi e altri arrivano a fare il riconoscimento di un'opera impressionante per la sua piccola vicenda, che è quella che appare a me attraverso un amico che sta a Madrid, che mi manda questa immagine, numero 76, e mi dice: ma c'è questo dipinto, tu cosa ne pensi? Dicono che è Mattia Preti. Io lo guardo e dico: guarda, questo non è Mattia Preti, questo è Caravaggio. Però non gli voglio chiedere niente, se il dipinto sia una collezione, se sia di Sarro, se sia... E in 2 ore un mio assistente scopre che all'asta, in una piccola asta di Madrid, in Sorrento, in vendita a 1.500 euro. Valore reale del dipinto circa 150 milioni, 200, per chi conosce. Io a questo punto però assumo un unico atteggiamento che vi suggerisco, se voi scoprite da qualche parte qualcosa. Si chiama acqua in bocca. Non parlate neanche con vostra moglie, già avere una moglie è una condizione di infelicità. Voi non parlatene con nessuno. Aspettate che arrivi il momento di comprarlo. Invece appare quest'opera e un gruppo di deficienti italiani vanno a vedere l'asta e cominciano a fare tam tam, a pubblicare selfie, Caravaggio, Caravaggio, e il dipinto da 1.500 euro pensano di portarlo via a quest'asta offrendo 700.000 euro, 800.000 euro, sono arrivati fino, credo, a 2 milioni di euro, quando la casa d'aste, per eccesso di offerte e avendo capito cosa c'era sotto, ritira il dipinto. Io ero riuscito a trovare finanziatori fino a 15 milioni di euro, quindi avrei vinto la battaglia, perché il dipinto poteva tornare in Italia, dove è stato concepito. Invece viene ritirato, e lo Stato spagnolo pone il vincolo per cui non si può muovere dalla Spagna. Tuttora non sappiamo dove sia finito, però l'unico cliente possibile è un collezionista di spagnolo o il Prado. Allora a quel punto scrivo un articolo subito sul giornale, il giorno dopo lo scrive la Repubblica, ed è la prima volta che un'opera
ha un consenso così universale rispetto a quello che accade normalmente con la procedura accademica del riconoscimento delle opere d'arte. Quella precedente a questa era apparsa nel 1990 ed era la cattura di Cristo di Dublino. Vediamo se lo trovo qua. È un dipinto bello e importante e fu scoperto da un amico che si chiama Benedetti, che era un restauratore, che non aveva avuto particolare gloria nella sua vita come restauratore, ma diventa famoso proprio perché scopre questo dipinto restaurandolo. È il numero 117. Questo è l'ultimo Caravaggio scoperto. Io nel mio libro Ecce Caravaggio ho raccontato questa storia che vi sto dicendo. E poi ho fatto una schedatura dei 15 dipinti, non più di 15, compresi alcuni che per eccessive versioni come la Maddalena o il San Francesco in estasi, non abbiamo capito quale sia quello originale, sono stati riconosciuti dalla morte di Roberto Longhi, quando, anzi dalla mostra del 51, quando Roberto Longhi fece questa grande mostra con le opere che si conoscevano. Dal 51 al 2021, 70 anni, si sono aggiunte al catalogo di Caravaggio 15 opere sicure sconosciute. La penultima è questa, vedete che meraviglia, di cui un antiquario romano che si chiama Bigetti ha una seconda versione che dovrei finalmente vedere, ma insomma una o l'altra che sia. Questo è un capolavoro formidabile, è Caravaggio nel momento 1602-3 della massima euforia del trionfo. Passano 31 anni quando ne appare un'altra, che è la numero che avete visto fin qui, 76. Qual è la differenza rispetto al procedimento della nostra disciplina? Che mentre un tempo uno pubblicava un'opera su una rivista, poi rispondeva un altro, poi ci passavano due anni, adesso tra internet, online, social, televisioni, giornali, io sono stato intervistato da tutti i giornali spagnoli, dalla televisione americana, tutti gli studiosi sono stati chiamati a esprimere il loro parere, molti sono andati a vedere il quadro e per la prima volta un dipinto di Caravaggio è stato riconosciuto alla unanimità, con l'unica incertezza dell'amico Spinosa, che peraltro aveva sbagliato sul dipinto precedente che è passato qualche tempo fa, che era un dipinto dell'antiquario Turquin con il soggetto della decorazione, che poi non è stato riconosciuto, perché Caravaggio richiede l'unanimità. Se non c'è l'unanimità, non è Caravaggio. Questo dipinto l'ha ottenuta in due mesi. E io ho scritto il libro di questa avventura di ognuno che diceva: per me del 1606, per me del 7, per me del periodo siciliano, per me del periodo napoletano. La parte finale della vita di Caravaggio si divide in tre periodi: quello napoletano, quello maltese e quello siciliano, in una contrazione temporale di 4 anni. In 4 anni lui fa queste tre importanti capitali, poi torna e torna con la disperazione della morte a Palo, con la annunciata clemenza del Papa che lo avrebbe riportato alla condizione di uomo libero. Ma invece vive questi 4 anni nella disperazione, nel tormento, e io credo tra il dipinto che avete visto con la cena in Emmaus, con quell'aria così funebre, e la flagellazione de Franchis, lui dipinge quest'opera, 1606-1607. C'è la stessa atmosfera. Ed è per questo che mi fa piacere dirvi e raccontarvi questa storia, dove vediamo qualcosa che è potentemente caravaggesco, quando io l'ho visto e l'ho subito riconosciuto per tale, perché si tratta dell'opera che è documentata in una missiva di Caravaggio al principe Massimo Massimi, abitato in quella casa dove c'è un grande archivio, dove è conservato questo documento, 77, in cui c'è scritto che lui, io Michelangelo Merisi da Caravaggio, mi obbligo a dipingere, dice 1605. Quindi l'anno di esecuzione è probabilmente il 1606. Ma quest'opera indica una specie di certame con tre autori: il Passignano, di cui l'opera è perduta, Caravaggio, di cui l'opera è apparsa adesso, e un'opera invece del Cigoli, pittore toscano, Ludovico Cardine Pulcigoli, numero 78, che è quella che nel concorso interno, nella gara fatta fare da Massimo, vince, e l'opera sta a pitti, eccola qua. È un'opera bella, effettivamente.
però sembra di vedere Roberto Bolle, cioè è un Cristo ballerino, tutto elegante, con la sciarpa di seta viola. C'è un personaggio del presepe napoletano che è lo Scherano, che sta sotto, e poi c'è un pensionato delle poste che è Pilato. Davanti è un'opera molto elegante, molto carina, che è piaciuta al signor Massimo, il quale Coglione non ha capito che era più importante Caravaggio, ha scelto questo. L'altro ha cominciato poi a trovare altre strade e nel 1656 è documentata già in Spagna, perché evidentemente non aveva trovato il padrone. Ora, che quest'opera indichi un'alternativa di un coetaneo a rappresentare come un teatrino, come un balletto, come qualcosa di molto elegante il Lecce Homo, e invece numero 76, Caravaggio, sia drammatico, traumatico, dove vedete come un cinghiale Pilato con quella barba e il parapetto che avete visto in Cardi 78, che è un elegante balconcino, diventa un binario come un'opera di Cunellis. Se andate a vederlo, numero 76, proprio un binario 76, e poi la brutalità di Pilato, la dimensione patetica di Cristo sofferente presentato, e dietro il dubbio di un personaggio che ha la testa divisa tra luce e ombra, con questa lama di luce che taglia il volto, di quel soldato che sta togliendo o mettendo la mantella a Cristo, ma gli viene il dubbio che forse quello non è proprio un qualunque prigioniero. Guardate il turbamento di quel volto, quella, la stessa cosa, purtroppo l'immagine era un po' bruciata, che c'è nel volto del Cristo della Cenerentola, che è diviso tra luce e ombra. Quindi mi pare che la contiguità tra la Cenerentola e questo dipinto ci costringa, come in un panino, quest'opera tra 6 e 7, che ha come referente quella che più di tutti le assomiglia, che è appunto la flagellazione di cui stiamo parlando, numero 83. Se voi guardate com'è il torso e vedete questo, vi rendete conto che il clima è il medesimo. Dopo l'ottimo restauro del nostro arciprete, il dipinto appare in condizioni perfette, ma dobbiamo immaginare che quello di Madrid è ancora sporco. Se guardate come questo torso antico e la testa che si piega e questa dimensione di sofferenza segnano questa flagellazione, nel clima di pentimento, di senso di colpa che è dentro la testa di Caravaggio, vedete che anche quello che gli sta intorno, e cioè l'effetto di controluce del personaggio che sta all'altezza del perizoma, di cui si vede la silhouette dei capelli, e poi quel orribile Scherano dentro cui c'è il volto del De Franquis, che gli tira un calcio, che è brutale, come quello che ha dietro, con quell'aria così violenta, sono la crudeltà, il male, quel male che poi si rappresenta in tutta la produzione di questi anni, fino all'opera più importante e drammatica di Caravaggio, che è del 1608, un anno dopo questa, che è, dopo il passaggio da Napoli a Malta, il seppellimento di Santa Lucia, numero 3. Credo sia l'opera in cattive condizioni, io l'ho fatta poi recuperare recentemente, ma è un'opera terribile. Vedete come un incubo, si vede l'anatomia dove non c'è luce, una specie di tomba sottoterra. E poi si vedono protagonisti rispetto al corpo abbandonato della povera Santa Lucia, i due Scherani, quei due mostri, quei due mafiosi, quei due personaggi che sono anticipati dal numero, dal dipinto 83, dove i due personaggi, vedete che qui stanno svangando, sono gli stessi che vedete qua, sono i due simboli del male. Al centro c'è un Cristo che con solennità richiama una scultura antica, richiama Michelangelo, richiama Sebastiano del Piombo, certamente tanti, ne vedremo poi alcuni, sono i precedenti del tema della flagellazione. Però quello che aggiunge Caravaggio è la presenza del male, il male che domina il mondo. Nessuno ha dipinto come lui la malattia, Bacchino malato, la morte, il male. Questi due personaggi che sono il male sono i protagonisti. Cristo è una figura come di vittima predestinata ed ha lo stesso torso che appunto vediamo nel numero 76, che è l'opera adesso di scoperta. Quindi
possiamo tranquillamente calettare il percorso di queste opere lungo 1606, 1606, 1607, fino all'altro capolavoro che lui lascia a Napoli, che è le sette opere di misericordia per il... vediamo se ce l'abbiamo, e che sono forse l'altro assoluto capolavoro di Caravaggio, anch'esso restaurato dal arciprete, che ci mostra qualcosa di impressionante, cioè un assembramento in epoca di Covid, in un basso puzzolente di cui sentiamo la puzza di Napoli, in cui sette episodi convivono semplicemente, non c'è bisogno di fare sette dipinti, ma i personaggi stanno lì ad affollarsi, l'una che dà il seno per allattare il carcerato, l'altro che porta fuori il morto, quello che divide il suo mantello, quello che dà da bere, sono lì sotto. È una testimonianza di solidarietà umana, perché Dio non c'è, Dio non esiste, è l'uomo che è Dio. Infatti Dio appare là in cima in braccio alla Madonna fra due angeli, ma come vedete si ritrae perché ha paura di farsi vedere, sa che non conta niente, nessuno guarda in alto, nessuno chiede la grazia, tutti si aiutano l'un l'altro sulla terra. È un dipinto potentissimo in cui la presenza di Dio è puramente figurativa, è quella Madonna un po' ammaccata che sta là dietro le ali degli angeli per dire non facciamoci vedere perché altrimenti ci fischiano, perché non siamo in grado di aiutare nessuno, e sotto invece c'è l'umanità che si le dà aiuto. È un quadro potentissimo, un quadro democratico, un quadro leninista, vorrei dire. Non per caso Caravaggio è stato riscoperto nell'età della lotta partigiana come reazione all'idea del fascismo, e quindi i suoi personaggi sono personaggi della realtà, del popolo, personaggi che fanno piacere a Longhi, perfino Caravaggio, che è il pittore comunista che rappresenta, come dire, il mondo del realismo durante un'epoca in cui non si può di più dipingere la realtà, perché è arrivata l'epoca della pittura astratta, della pittura informale. Ed è proprio Caravaggio a rappresentare questa dimensione che Guttuso commenta in questo modo. Qui dovremmo avere, dice Guttuso, un bagliore di carne umana, il bianco dell'agnello di Dio che a contrasto con le masse muscolose dei Lazzari genera un impressionante scatto di verità. La luce investe e modella il corpo di Cristo, parla della flagellazione, naturalmente. E poi dopo la flagellazione questo dipinto, sono i due momenti napoletani più alti. E Caravaggio a Napoli ha non certamente una condizione di felicità ritrovata e di successo ritrovato, ma fa dei dipinti pieni di una visione nuova del mondo. È un momento in cui in qualche modo la sua angoscia, la sua disperazione sembra contenersi della visione di questi due capolavori che stiamo guardando. E quindi possiamo dire che dopo questo poi lo troviamo a Malta, dove dipinge la Decollazione, ed è quella che anche questo tutti voi conoscete, dove si vedono con una grande tranquillità, ma anche quel senso dell'incidente che ho detto prima. Quando c'è un incidente stradale ci fermiamo in realtà per vedere se c'è il morto, perché il morto ci attrae moltissimo. E i due compagni di cella di San Giovanni, cui toccherà lo stesso destino, si affacciano come spettatori che vogliono vedere il morto. È potente anche questa cosa. Nessuno aveva mai rappresentato questo compiacimento del sangue che è dentro di noi. E in quel sangue Caravaggio segna il suo nome, Michelangelo, che vedete lì. Siamo arrivati alla fine, quando lui poi dipinge, viene arrestato perché litiga con un cavaliere di Malta, diventa cavaliere di Malta perché è ritenuto ancora un onore, ma litiga con un cavaliere di rango superiore, viene arrestato, riesce a scappare, scappa e arriva nel febbraio del 1608 in Sicilia. E dipinge proprio lì il seppellimento che abbiamo visto, numero 3. Ecco, possiamo dire che la parabola è quasi compiuta. Siamo nel 1609, numero 3.
eccolo qua, vedete un quadro più terribile non si potrebbe immaginare, ma si può fare anche di meglio. Si può dipingere la più terribile e dolente natività che si possa immaginare, dopo quella rubata da Palermo, che era dipinta ai primi del 600-601, come indica bene l'amico Cumpone, e che è mandata da Roma in quel momento in cui lui era potentissimo, un'altra li dipinge, intendo quella rubata e quella euforica, ma un'altra che dipinge il numero 74, una delle ultimissime opere di Caravaggio, in cui si vede qualcosa di molto singolare, perché è una natività non del signore, di un povero ragazzo in una capanna con le assi sconnesse dentro cui piove, lei seduta nel fango con un po' di paglia, un altro gruppo di mendicanti che sono pastori, un senso di dolore del mondo, che è la condizione psicologica di questo momento di Caravaggio, quindi lo trasferisce su questo dipinto, che è un dipinto dolente, non c'è festa, non c'è l'euforia che vorrà proporre nello stesso anno 1609, delle stesse dimensioni, con lo stesso soggetto, dipingendo a Roma convinto di essere caravaggesco il suo ideale allievo Rubens, numero 75. Io gli ho accostati questi due dipinti, portandoli a Messina in occasione del terremoto, ero all'epoca che ero sindaco di Salemi, e ho fatto il confronto, per la prima volta Rubens e Caravaggio si sono visti. Ma guardate la poetica di Rubens. La poetica di Rubens è un bozzo luminoso, luce elettrica, che manda luce al volto della Madonna, e poi gli angeli che volano come figure michelangiolesche. C'è un'euforia, sono effetti speciali, c'è l'idea di un pittore che sta diventando barocco. Lo stesso anno, stesso soggetto, ma da una parte abbiamo un pittore esibizionista, grande ma compiaciuto, dall'altra abbiamo un pittore assoluto, grande ma non compiaciuto, che vede la natività come sofferenza, numero 74. Vedendoli a fianco, chiunque capisce che Caravaggio è più grande di Rubens, perché intercetta qualcosa che non è la festa, ma è il dolore dell'uomo. Siamo arrivati alla fine e da questo punto di vista possiamo, prima di chiudere, fare vedere altre cose che il mio intelligente assistente ha voluto, quindi ve ne mostro per completezza, perché tutta la flagellazione. 130 è la nostra. 130. 136 è più o meno coeva un'altra, questa deve essere la copia che avete esposto qua. 136, la flagellazione di Rouen, che è nello stesso tempo una diversa interpretazione del soggetto del dipinto napoletano. Eccolo qua. Ma anche qui vedete i due personaggi, c'è un dinamismo formidabile, il racconto di qualcosa che è colto in quell'istante, in quel momento decisivo, e l'altro si gira, cerca di sottrarsi alla violenza dei due banditi che sono protagonisti più di lui. E poi ancora, non dimenticare la flagellazione più celebre forse della storia dell'arte, che è questa, 137. Eccola là sul fondo, lui un uomo del dolore intorno, davanti a questi contemporanei che sembrano indicare nella figura al centro l'equivalente del Cristo, è un dipinto meraviglioso, perché la spazialità prospettica contempera due tempi distinti, il tempo di Cristo e il tempo di Federico da Montefeltro. E poi ancora un'opera che forse lui conosceva, il numero 138, che è la flagellazione di Sebastiano del Piombo, da cui lui ha preso la postura del corpo del Cristo. Poi ha cambiato gli scherani, che non sono due burattini o personaggi quasi in maschera come quelli che sono qui intorno in quella bella architettura, ma sono invece 130, quelli che abbiamo prima indicato. 130. Eccoli qua, vedete quale differenza c'è rispetto al 138. E poi chiudiamo questo soggetto con un'altra interpretazione del Cristo alla colonna, che è 140, derivata da Caravaggio, 140, che è quella di Battistello Caracciolo. Quindi vedete che è una fusione fra il dipinto di Rouen, quello in cui Cristo cerca di andarsene, e c'è qualcosa di ancora più contratto, di ancora più malinconico, una penombra che è sempre nei dipinti di Battistello, che
attraversa i corpi, questa quest'ombra a intermittenza, come a far capire che hanno una malattia, che è una malattia che è il peccato degli uomini. Ecco, il Bellori ci dice della flagellazione di cui stiamo parlando e i committenti la tengono nella loro cappella. Questa mattina abbiamo avuto un piccolo scontro con Bellanger, perché io, nella ipotesi di diventare ministro dei beni culturali, sono convinto che l'opera debba tornare nella chiesa di San Domenico, perché è un dipinto del FEC, la chiesa, la più bella chiesa di Napoli. Il dipinto torna al centro di quella vita napoletana. Al museo certamente è un quadro da museo, Capodimonte erano altri Caravaggio, e lo vuole trattenere perché giustamente il dipinto illustra il museo, ma è arrivato lì nel 72 per ragioni di sicurezza. Ed è evidente che una volta che la sicurezza sia restituita alla chiesa di San Domenico, l'opera potrebbe tornare, ed è in qualche modo un po' il coronamento di questo nostro percorso, che vede i De Franchis nella loro cappella, hanno voluto quel dipinto, e in qualche modo le ragioni storiche e devozionali sembrano volere prevalere rispetto alle ragioni museali. Ma questo è un altro degli argomenti che il dipinto innesca. Voglio chiudere, chiudendo con il percorso caravaggesco, con quello che segue alla natività che avete visto. Segue un dipinto che lui sembra portare con sé sulla feluca che lo porta a Roma, nella convinzione che gli deve essere stata comunicata da qualcuno che è stato perdonato, quindi può ricominciare a vivere. Ha 38 anni. È entrato in una crisi irreversibile apparentemente, di cui queste opere sono testimonianza, opere del dolore, della sofferenza, del senso di colpa, di una condizione umana che l'ha reso diverso da quello che era stato. Potrebbe riprendersi, un uomo a 38 anni può avere una... e arriva lì e invece non sappiamo se è ucciso, come pensava Pacelli, dagli amici di quello che lui a sua volta ha ucciso, oppure se è preso dalla malattia, dalla malaria, Caravaggio muore. E però porta con sé il suo ultimo dipinto, che è il numero 94, che voglio mostrarvi perché è un po' il punto d'arrivo di questo percorso dell'ultimo Caravaggio, di un Caravaggio così sofferente. Ed è questa immagine di un ragazzo, un bellissimo ragazzo, che è Davide, il vincitore, che tiene la testa di Golia, il vinto. Voi sapete che nelle guerre non ci sono vincitori e vinti, tutti sono sconfitti. In questo caso, qual è il dolore che attraversa la mente di Davide? Che è diventato un assassino, che ha ucciso un uomo, anche se ha ucciso un uomo cattivo. Per cui vedete che sta soffrendo, non è affatto soddisfatto della sua preda. E quella preda, tra l'altro, indica un paradosso caravaggesco, che invece di rappresentarsi dalla parte del bene, quel bene che ha perduto, si rappresenta dalla parte del male. Il volto di questo Golia è l'ultimo ritratto di Caravaggio, l'autoritratto di un uomo che ormai è completamente scomposto e decide di stare dalla parte del male, non si ritrae del Davide vincitore ma di Golia sconfitto, con sangue che gli cola dalla testa, la bocca digrignante, l'aria di chi ha perduto tutto. È come la certezza della propria morte, lui si è già dato per morto, come Pasolini, che secondo qualcuno ha cercato di essere ucciso, ma è un'interpretazione. Questo certamente è un dato autobiografico, lui si sente morto. Ma il male non è soltanto quello che lui rappresenta e che paga con la morte, il male è anche quello che attraversa il volto di quel Davide piangente. Quasi, vedete, anche lui ha il volto diviso in due, ha un'incertezza di quello che sta facendo, ha fatto, ha ucciso. L'ombra gli attraversa il volto, sembra che abbia una lacrima e soffre. Soffre che si vince. Ebbene, voglio chiudere ricordando quel racconto di Borges in cui nello scambio tra bene e male si immagina nell'aldilà che si incontrino Abele e Caino, i quali sono in una radura deserta, sono solo loro due, si riconoscono in distanza perché sono molto alti, dice Borges. Perché lentamente Caino si avvia verso Abele, Abele verso Caino. A un certo punto sono uno davanti all'altro, non sono mai visti, ovviamente, dopo che Caino aveva ucciso Abele. E allora Caino, imbarazzato, dice ad Abele: scusami, fratello mio,
per quello che ti ho fatto. Abele lo guarda e risponde: ma sei tu che hai ucciso me o sono io che ho ucciso te? Grazie davvero per i dettagli. Ringraziamo il professor Arciprete, Vittorio Sgarbi, Francesco Comparone, ma volevo ringraziare l'onorevole Carlo Sarro perché è stato lui ha creato questi forti legami per questo incontro così importante di questa sera.